Ok, a tutti, sono sempre io, Mr. Striker, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con un nuovo tutorial su i Rocket Boots. Sono un'invenzione molto bella e particolare. Adesso ve la faccio subito vedere, quindi ghibbiamoci questi Rocket Boots. Cosa sarebbero in pratica? Lo dice proprio la parola. Sono diciamo degli stivali che ci permettono di galleggiare in aria, non di volare, ma di galleggiare. Potrei fare anche qualche jetpack, magari, tipo in futuro, però diciamo che è un processo un pochino più complicato perché qua diciamo sfrutto anche un bug del gioco di Minecraft che esiste diciamo da quando esistono le pozioni. Adesso ve lo faccio vedere. Prima di tutto, adesso indossiamoli qua sopra, così siamo in aria. Se noi indossiamo i Rocket Boots, guardate cosa succede, possiamo camminare in aria. Oh yeah. Ok. Diciamo che non possiamo né saltare né scendere, nemmeno in creativa, quindi diciamo che possiamo soltanto camminare diritto, linea d'aria, linea d'aria, ok. Non so perché qui sono sceso comunque. Ma come vedete fa anche l'effetto particella. Guardate il mio Steve. Yeah! E sì, se ve lo chiedete, sono anche nella nuova snapshot, quella là con tipo le bandiere. E anche il super reload, guardate come è veloce a ricaricare il mondo, bellissimo. Quindi, ok, penso che come vedete qui abbiamo un jump boost, però non possiamo saltare, perché in pratica è un jump boost talmente alto che Minecraft lo vede come se fosse negativo. Ok, l'unico difetto è che in pratica quando finiamo di volare ci rimane una barriera sotto. Infatti, se ve lo siete chiesti, noi diciamo che camminiamo in aria per via delle barriere che sono blocchi invisibili. Questa, ops, via. Queste qui. Vediamo se ce ne sono altre in giro. No, non ce ne sono. Ok, allora, prima di iniziare, vediamo il comando che ci spawna i Rocket Boots. Che ci ghibba i Rocket Boots. Sarebbe lo stesso comando che ho usato la volta scorsa per le spade. Quindi, display name. Nome, poi ci ho aggiunto anche una lore, poi potete mettere qualsiasi cosa. Ovviamente trovate tutto in descrizione, e a proposito, trovate anche il mondo in descrizione, quindi download, che qualcuno me l'aveva chiesto e quindi accontentiamo. Allora, prima di vedere i circuiti, cioè i command block, quali circuiti, bisogna creare due scoreboard. Due scoreboard che comunque sono degli objective dummy, ossia diciamo inutili. Per così dire, che non svolgono nessuna azione particolare, tipo non vedono se siamo in aria, non vedono se stiamo pescando, non vedono niente. Ok, sono soltanto dei valori numerici. Ok, ecco cosa dovevo dire. Allora, creiamo quindi quella dei rocket, che si chiama in questo modo, e quella air. Poi potete chiamarla anche come volete, però io ho fatto così. Allora, come funziona? Allora, abbiamo bisogno prima di un test for per l'inventario. In pratica questo vede nello slot 100, che sarebbe questo, vede se abbiamo i Rocket Boots. Ok? Se abbiamo, allora questo si attiva e quindi in pratica ci setterà lo scoreboard Rocket 1. Ok? Se invece non abbiamo niente, questa torcia si riattiva, quindi ce lo setta a 0. Diciamo che se ce l'abbiamo è 0, se oddio. Se ce l'abbiamo è 1, se non ce l'abbiamo è 0, ok? Questo è molto semplice. E da questo, diciamo, ho fatto anche un'altra score che sarebbe questa qui, quella air, che è una conseguenza, che in pratica ci permette di vedere se stiamo in aria, ok? Allora, questo in pratica vede se al giocatore più vicino, che ha il rocket, che ha la score rocket almeno di 1, vede se sotto di noi ci sta una barriera. Se non ci sta una barriera, allora non si attiva, e quindi non si attiva e ci setta score air a 0. Diciamo che è un pochino invertito, infatti. Score air a 0. Se invece ci sta la barriera sotto di noi, perché se sta la barriera sotto di noi vuol dire che appunto stiamo volando, e quindi ci setta air 1, ok? Quindi questi sono diciamo dei circuiti che vanno anche con torce e comparatori. Questi command block invece sono completamente indipendenti, possono stare dove vogliono. Ok, in pratica questo ci vede
Beh, sta anche scritto qui. Vedi? Pulisce la barriera in un raggio di 3 blocchi. Comunque, lo faccio vedere dopo, è meglio vedere questo. In pratica, questo ci fa al giocatore più vicino, che ha sempre lo score di Rocket 1, ci setta le barriere attorno a noi e le rimpiazza con aria. Mentre qui, diciamo che fa l'esatto contrario. Quindi, se ci sta aria intorno a noi, quella viene rimpiazzata con le barriere, nel raggio di 3 blocchi, come vedete, 3, 3, 3. Quindi, cosa permette di fare questo? Che in pratica le barriere si levano e si mettono velocemente e noi diciamo che possiamo camminarci sopra in breve tempo. E infatti, appena noi ci muoviamo, queste barriere che stanno dietro di noi scompaiono, perché sennò diventeremo il mondo pieno di barriere, quindi non si dovrebbe nemmeno utilizzare. Bene, qua invece ci dà un effetto di jump boost 128, che è molto alto e Minecraft lo vede come se fosse negativo. True serve per non vedere le particelle. E fottuto l'aereo. Cazzo, sembra che sta crollando un aereo. Ok. E appunto queste True ci permette di non vedere le particelle attorno a noi del jump boost. In pratica questo serve perché quando stiamo volando non ci permette, diciamo, di saltare. Perché se saltiamo, diciamo, non si riesce a creare, già ci ho provato, non si riesce a creare la barriera sotto di noi e quindi cadiamo. Ok? Quindi non ci permette nemmeno di cadere, né di volare, cioè né di saltare né di cadere. Poi, e questo invece per le particelle, sempre il giocatore più vicino, che ha Score Air, quindi soltanto se siamo in aria, ci dà queste particelle. Ok? Diciamo che sono stato poco chiaro, però è un pochino complicato, sapete, diciamo, descrivere i command block, perché diciamo i comandi sono diventati davvero molto complessi, poi dipende anche da come si usano, ok? Queste sono delle cose che non vi ho mai fatto vedere, sono, diciamo, cazzate. Ok, perché non funziona? Ecco qua. Tipo, trasformo la pietra in oro. Qua, creeper che esplodono. Più fuochi d'artificio. E poi invece un jump pad. Ok. Bene, per questo tutorial credo che sia tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente trovate tutto in descrizione e anche il mondo questa volta. Come tutte le volte prossime che farò dei tutorial. Come vedete ho finito, diciamo, le cose, quindi devo costruire qualcos'altro questi giorni. Appunto mentre farò anche il quarto episodio del display e anche qualche mod showcase. Sì. Inizierò con le mod. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi consiglio di lasciare un like. Bene, ci vediamo nel prossimo video, ciao!